Sai come i film ti possono essere utili per l'apprendimento delle tecniche di negoziazione? Oggi, ad esempio, ti voglio parlare di un film che ho visto recentemente e che trovo utilissimo. Il film è Sergio. Ciao, sono Stefano Cera e da oltre 20 anni mi occupo di formazione nelle tecniche di gestione delle controversie e tecniche di negoziazione. Da qualche anno sono anche il presidente della delegazione del Lazio di AIF, Associazione Italiana Formatori, sono coach e speaker radiofonico. Bene, se conosci il mio canale, se un po' mi conosci, sai che sono un grande appassionato di video e di uso dei video e dei film nella formazione. Nel 2016 su questo tema ho anche pubblicato il volume Chuck Motore Formazione, che è sull'uso dei video nella formazione, sulla gestione delle controversie. Quindi questo, se vuoi, poi tra l'altro trovi anche in allegato nella descrizione trovi riferimenti per chiedermi il PDF, ovviamente gratuito. Chiusa questa parentesi, seguo da sempre quelli che sono i video, i film, come questi possono essere usati nella formazione e nell'apprendimento. Devo dire che nell'ultimo periodo ci sono tante piattaforme, Amazon Prime, Sky stessa e soprattutto Netflix, che offrono grandi opportunità per chi magari può ampliare, ha la passione del cinema e può ampliare anche la visione di tanti film. Recentemente ho visto un film che mi è piaciuto in maniera particolare. Ti sto parlando di Sergio. Ora, prima di parlarti di questo film, voglio riportare una citazione che mi ha colpito davvero tanto. Vorrei essere una nuvola e cadere dal cielo come pioggia e rimanere per sempre nella terra a cui appartengo. Dopo ti parlerò di questa citazione e ti dirò il momento in cui nel film si parla e si usa questa citazione. Adesso però ti voglio parlare del film perché questa è una citazione che è strettamente collegata al film Sergio. Come abbiamo detto, disponibile sulla piattaforma Netflix, descrive gli ultimi 3 anni di vita e di carriera del diplomatico brasiliano Sergio Vieira de Mello, alto funzionario dell'ONU e una delle luci più brillanti dell'attività diplomatica delle Nazioni Unite in diverse aree calde del pianeta. Il film è di Greg Becker e si basa sulla biografia di Samantha Power dal titolo Chasing the Flame, Sergio Vieira de Mello and the Fight to Save the World. Tra l'altro, l'attività diplomatica di Sergio Vieira de Mello è ripresa sempre dalla Power in un suo video TED. Sull'importanza dei video TED trovi tanti video anche all'interno del mio canale. Il titolo del video tratto da TED.com è Complicated Hero in the War of Dictatorship. Bene, il film parte dall'arrivo del diplomatico brasiliano a Baghdad e soprattutto parte dall'attentato del 19 agosto 2013 alle sede ONU della città, della capitale appunto dell'Iraq, attentato in cui purtroppo il diplomatico brasiliano, e non è stato il solo, ha perso la vita insieme ad altre 21 persone, quindi un attentato gravissimo che ha segnato un brusco stop all'attività delle Nazioni Unite in quel paese. Quali sono gli spunti, visto che ti dicevo, no, che questo video e questo film può essere utile per le tecniche, per apprendere le tecniche di negoziazione? Ora, quali sono gli spunti per chi vuole imparare un po' di più sulla negoziazione? Beh, intanto la capacità di gestione delle trattative. Samantha Power nel video TED ha definito Sergio Vieira de Mello un incrocio tra James Bond e Bobby Kennedy per la capacità di essere un avventuroso, ma per la capacità anche di avere grande strategia diplomatica. E lo ha definito anche un decatleta nella risoluzione dei problemi. Nel film, quindi, noi lo vediamo spesso all'opera, in diversi contesti, in diversi teatri di conflitto, in diverse crisi internazionali. Quindi ci sono nel film tante scene interessanti che tu puoi usare per arricchire stili e dinamiche negoziali. Secondo spunto, la sua grande flessibilità e capacità di costruire relazioni anche con alcuni dei leader più intrattabili. Ad esempio, Samantha Power nel video TED dice che per il tanto tempo che ha dedicato a negoziare con l'ex presidente jugoslavo Slobodan Milosevic, era stato definito da scherzosamente e chissà anche in maniera un po' provocatoria dai suoi colleghi Serbio anziché Sergio. E per il diplomatico brasiliano era importante stare nella stanza delle trattative con tutti e non aver paura. Non aver paura di parlare con i propri avversari, ma non bisogna mai mettere fuori dalla porta i nostri principi. Negoziare sì, attività diplomatica sì, ma sempre avendo in mente quelli che sono i principi fondamentali del rispetto della vita e rispetto anche delle leggi della comunità internazionale. Terzo spunto per cui ti suggerisco di vedere questo film. La continua attenzione a tutte le persone e il rispetto verso la loro dignità.
All'inizio è riportata una citazione. Ecco, questa citazione è particolare, molto bella, e accade in un momento molto particolare della vita e della carriera di Sergio Vieira de Mello, che viene ovviamente descritto dal suo video. Lui è stato dal film. Lui è stato anche governatore di Timor-Est e ha portato di fatto Timor-Est, il nome per conto delle Nazioni Unite ovviamente, e ha portato all'indipendenza di Timor-Est, e nel frattempo conosce quella che diventerà poi sua moglie, che lo accompagnerà nella sfortunata missione a Baghdad, e insieme alla moglie, che comunque è un economista che lavora sui programmi di microcredito, incontrano una donna che in seguito alla guerra a Timor-Est ha perso tutto. Ricordo che Timor-Est ha ottenuto l'autonomia e l'indipendenza dall'Indonesia, ex territorio portoghese e così via. Attraverso il suo lavoro, attraverso il lavoro di questa donna e il supporto di programmi di microfinanziamento, prova a ricostruire la sua vita. Il diplomatico brasiliano chiede alla donna qual è, arrivato a quel momento della sua esistenza, mentre lei sta lavorando, qual è il suo più grande desiderio. E la donna dice: per tutta la vita ho coltivato la terra. Oggi la mia terra, la mia famiglia, sono tutti morti, quindi non ho più niente. Sa cosa voglio? Voglio salire in cielo e diventare una nuvola, e poi attraversare il cielo fino al luogo in cui sono nata, e quando arrivo, cadere come pioggia. Allora, restare per sempre sul mio terreno, nel mio paese. È un'immagine bellissima. È un'immagine che ripete e ci ricorda un po' come spesso noi siamo non solo legati alle nostre radici, ma abbiamo anche il desiderio di fare qualcosa di buono nel posto in cui siamo nati. Nemo profeta in patria, recita un famoso proverbio latino. Ecco, l'idea può essere proprio quella di andare e di tornare, nel caso in cui siamo fuori, nel nostro posto, e fare bene lì. Questo è quello che vuole fare questa signora, questo è quello che vuole fare questa persona, questo è quello che vuole fare anche Sergio Vieira de Mello per le persone con cui lavora. In conclusione, purtroppo la brillante vita e la carriera di questo grande diplomatico brasiliano, per qualcuno poteva ambire anche a diventare segretario generale delle Nazioni Unite, e nel film ogni tanto si vede qualche passaggio, c'è qualche passaggio in tal senso. Questa carriera e questa vita si è chiusa in modo drammatico, come dicevamo, durante l'attentato a Baghdad del 19 agosto del 2013. Resta tuttavia il coraggio, la dedizione, la volontà di agire sempre in nome e per conto della comunità internazionale e del rispetto dei diritti umani. E questo è una cosa fondamentale, la sua attenzione, e questo traspare chiaramente non solo nel film ma anche nel video di Samantha Power, di cui ho parlato prima, la grande attenzione che il diplomatico brasiliano aveva nei confronti della persona. E questo perché, come dice la Power nel suo video, non possiamo permetterci di tirarci indietro, è una questione di come stare nel mondo, e direi che il brasiliano Sergio Vieira de Mello nel mondo c'è stato davvero con tutti i sentimenti, nonostante tutto. Bene, se ti è piaciuto questo video ti ricordo di iscriverti al mio canale, di attivare anche la campanella per non perderti alcun aggiornamento. Nella descrizione di questo video troverai anche tutti i riferimenti per i miei videocorsi sulla negoziazione e anche altri ovviamente. Ti ricordo anche che per interagire con me ai miei canali, pagina professionale Facebook, canale LinkedIn, il mio sito www.stefanocera.com, e tra l'altro io ti invito a continuare a vedere il mio canale YouTube, dove troverai tanti altri video sui film e sull'uso dei film nella negoziazione, oltre che sulla negoziazione. Grazie e alla prossima.